Avete fatto caso che gli youtuber del disegno non fanno più un tutorial? Parliamone! Prima di cominciare ci tengo a fare una precisazione, ovvero che io in questo video non voglio parlare male di nessuno youtuber. Quindi se nella vostra mente malata state pensando che io abbia escogitato tutto questo per poter screditare gli altri youtuber ed elevarmi a miglior youtuber del disegno, beh, state prendendo una cantonata pazzesca, perché non è così. Questa vuole semplicemente essere una constatazione su come funziona YouTube, perché così almeno lo capite anche voi. Seconda premessa che voglio fare è che io non conosco sicuramente tutti gli youtuber del disegno. YouTube è un pozzo talmente tanto profondo che non riesci mai ad arrivare a toccare, a raschiare la terra. Infatti non di rado mi capita di fare una ricerca su YouTube e di vedere, che ne so, improvvisamente uno youtuber da 400.000 iscritti. E da dove vieni te? Insomma, funziona così, dai. Però voglio parlare di quelli che conosco e che sicuramente conoscerete anche voi, perché sono molto più importanti di me. Infatti nella categoria io sono sicuramente all'ultimo posto, avendo 12.000 iscritti. Sono praticamente appena nato, sono un baby creator, ecco. Allora, al primo posto abbiamo sicuramente, mi sono fatto anche l'agendina con tutte le cose scritte perché bisogna essere precisi. Al primo posto abbiamo senz'altro Debbie Arts. Debbie Arts è una youtuber del disegno, una ragazza che ha aperto il suo canale e che ha mantenuto questo brand dall'inizio alla fine. Non solo ha portato avanti il suo brand, ma è anche riuscita nell'intento di divenire una grande youtuber. Infatti attualmente lei ha 659.000 iscritti, una marea. Però dopo vi spiegherò il motivo, quello che secondo me è il motivo principale per cui lei ha ottenuto tutti questi iscritti. Al secondo posto abbiamo senz'altro Fraffrog. Fraffrog è un'altra youtuber che con attualmente 243.000 iscritti, che ha iniziato facendo appunto dei tutorial, ha iniziato nel periodo in cui Photoshop andava per la maggiore, insomma, si parlava sempre di Photoshop, si facevano tutorial su tutorial, fotoritocchi, disegno, eccetera. Insomma, era il periodo in cui aveva spopolato il disegno digitale, lei è uscita fuori, piano piano si è fatta il mazzo, come si suol dire, facendo anche dei tutorial molto simpatici e molto belli, salvo poi cambiare lentamente percorso fino ad arrivare ai nostri giorni, in cui oggettivamente lei non è più una youtuber del disegno. E con youtuber del disegno io intendo un ragazzo o una ragazza che fanno tutorial sul disegno, quindi insegnano a voi iscritti, a voi che guardate i loro video, delle tecniche per poter imparare a disegnare. Quindi Fraffrog ha iniziato e poi lentamente ha cambiato percorso, anche perché adesso ha aperto, diciamo, ha il progetto Luna 2 insieme a Richard HTT. Questo è un altro discorso. Però abbiamo parlato di Richard HTT e lo mettiamo proprio al terzo posto, perché lui attualmente ha 216.000 iscritti. Richard HTT ogni tanto qualche piccolo tutorial lo fa, all'interno insomma di un brand completamente diverso rispetto ai tempi. Chi segue Richard da tanto tempo sa benissimo che non fa più le cose che faceva un tempo. Diciamo che Fraffrog e Richard HTT hanno cambiato un po' il loro brand, quindi il loro marchio, la loro logica di canale, nel momento in cui sono andati a Milano. Vi ricordate il periodo della casta, quando insieme a Simone dei Fancazzisti e al Tizio Qualunque sono andati ad abitare tutti e quattro insieme in un appartamento a Milano? Da quel momento hanno cominciato a fare delle collaborazioni trasversali e insomma piano piano, lentamente, hanno cambiato un po' l'idea generale del loro canale. Quindi anche Richard HTT sì, qualcosina fa, ma secondo me sono proprio briciole che ogni tanto, diciamo, giusto per accontentare probabilmente i loro iscritti, che magari lo presseranno un pochettino, però non è più il suo un canale incentrato sui tutorial, su come si disegna. E questi sono i mostri sacri, quelli che hanno ottenuto il maggior successo in Italia. Poi c'è tutto un altro filone di youtuber che comunque girano, navigano intorno al disegno in generale, sia quello manga, ma anche il fumetto Marvel oppure quello italiano. Però di fatto non possono rientrare nella categoria di youtuber del disegno così come la intendo io, perché non fanno tutorial, non insegnano niente ai loro iscritti. Utilizzano, diciamo, il fumetto per poter discutere, parlare. E di questi abbiamo al numero uno sicuramente Dario Moccia, con 247.000 iscritti, è tutta una chiacchierata, molto interessanti i suoi discorsi, è molto pertinente lui. Poi abbiamo Boban Pesov con 118.000 iscritti, il suo brand è scoppiato, è molto interessante il modo in cui lui
utilizza praticamente le cose di tutti i giorni per poter discutere con i suoi iscritti e poi alla fine unire la sua passione per il disegno facendo delle vignette divertenti, un po' irriverenti, basandosi appunto sulla tematica che ha appena discusso. Poi abbiamo Mangaka 96, anche lui fa delle discussioni, insomma il suo canale non si occupa di tutorial. E infine, di quelli che conosco io, abbiamo Caverna di Platone con 38.000 iscritti, è un po' come Dario Moccia. Ripeto, sicuramente ce ne saranno tanti altri, però insomma io questi conosco. E adesso passiamo agli youtuber che ce l'hanno fatta, ovvero quegli youtuber del disegno che sono riusciti a far pubblicare una loro creazione. E al primo posto abbiamo The Lost Jade con 60.000 iscritti, quindi un bel malloppone di iscritti. Anche lei faceva tantissimi tutorial sul disegno, però quest'anno ha cambiato un po' genere, ha cambiato brand, si è buttata più su un altro filone, video un pochino più divertenti, chiacchiere e cose del genere. E un'altra youtuber molto importante e che mi dispiace molto che non sia più tanto presente su YouTube è Gumidien, con 41.000 iscritti. E davvero, no, Gumidien mi dispiace davvero tanto, perché sono circa 10 mesi che non fa più un video, ma la cosa che mi dispiace di più è il fatto che non abbia proseguito il discorso dei tutorial. In realtà il suo canale non era incentrato sui tutorial, sappiamo tutti che è nato con il boom di White, però di tanto in tanto qualche tutorial lo ha fatto. Io ricordo un bellissimo tutorial su come si disegnavano le ombre ed era veramente eccezionale. Peccato. Peccato. Comunque sia, io sono contentissimo per queste due youtuber perché hanno realizzato il loro sogno di far pubblicare il loro manga. Anzi, andate a comprare i loro manga perché sono veramente belli. Sto parlando di Eon, il manga di Gumidien, e Riflessi di Luce, quello di The Lost Jade. Li trovate nelle fumetterie. E infine arriviamo agli youtuber minori, nei quali mi inserisco anche io, ovviamente proprio all'ultimissimo posto. Diciamo, nella mia classifica, gli youtuber minori sono quelli che non hanno ancora raggiunto i 30.000 iscritti, ecco. E al primo posto abbiamo Digital Makeup con 29.000 iscritti. Ce l'hai quasi fatta, Max, e devo dire che apprezzo molto il tipo di brand che lei utilizza nel suo canale, perché lei fa dei tutorial, però allo stesso tempo quello che dice è un po' riconducibile quasi a un diario. Caro diario, ti racconto qualche cosa, e quindi tra una spiegazione e l'altra ti inserisce qualche piccolo aneddoto, qualche cosa divertente. Mi piace molto ascoltarla e guardare i suoi tutorial per imparare, perché ha tante cose da insegnare. E poi abbiamo Daniele Raineri, non so se lo conoscete, forse non è molto conosciuto, però è davvero un bravo disegnatore secondo me. Con 24.000 iscritti lui si occupa più che altro di disegni italiani, stile Bonelli, e anche lui non è che sia più molto presente su YouTube, infatti il suo ultimo video risale circa 3 mesi fa, però fa dei tutorial, quindi è rimasto fedele al suo brand iniziale. E infine c'è il sottoscritto, che continua a fare i suoi tutorial, le sue lezioni, il corso di disegno manga, e diciamo la particolarità rispetto a tutti questi che vi ho appena detto è che io correggo anche i vostri errori, quindi con me insomma non vedete solo un tutorial, ma io vi seguo passo dopo passo. Ecco, questa è la particolarità di Marionetta Matta. Ora, facendo una piccola analisi di tutti gli youtuber che vi ho appena detto e di quelli che ce l'hanno fatta e di quelli che arrancano un po', si capisce, pare evidente, che ormai i tutorial non funzionano più. Ragazzi, è inutile che ci prendiamo in giro, i tutorial sul disegno in Italia non funzionano più, vengono guardati da pochissime persone perché comunque è un argomento di nicchia, ma secondo me non è neanche tanto quello, perché porca miseria, non ci staranno in Italia 500.000, non dico 500.000 persone che amano disegnare. No, secondo me non è quello il problema principale. Il problema principale secondo me è il fatto che i tutorial non sono condivisi, un po' perché magari mi vergogno, perché già c'ho i compagni di classe che se mi vedono leggere un fumetto mi prendono in giro, figuriamoci se posto un video di uno che fa tutorial sul disegno. Un po' perché non si sente proprio l'esigenza di condividere un tutorial. Fatto sta che gli youtuber che utilizzano questo brand, cioè quello di fare tutorial, quindi quelli che io definisco youtuber del disegno, stanno diventando sempre di meno, perché oggettivamente fanno la fame, in senso metafisico, chiaramente. L'unica persona che è riuscita a portare avanti il suo brand, quindi a continuare a fare tutorial e a spopolare, appunto, è la primissima, ovvero
Debbie Arts. Ma perché lei ci è riuscita? Semplicemente perché ha aperto il suo canale al mondo. A un certo punto ha cominciato a fare tutorial in inglese, tant'è vero che adesso fa più tutorial in inglese che in italiano. Si è aperta completamente al mondo e quindi ha ottenuto una marea di visibilità. E beata lei, dico io, magari potessi conoscere anch'io l'inglese. Purtroppo io sono ignorante, conosco l'italiano e il romano, quindi figuriamoci. Quindi viene da sé che se uno youtuber vuole fare affidamento al suo canale per poter vivere, quindi vuole trasformare il suo canale diciamo da passione a lavoro, deve oggettivamente cambiare brand per forza, perché se no, se continua a fare solo tutorial, non funziona. Ma noi non demordiamo, ragazzi, continuiamo nella nostra idea, perché comunque siamo assolutamente convinti che i tutorial servono in questo mondo. Quindi se non volete che questa razza in via di estinzione venga completamente eliminata dalla faccia della terra, ragazzi, condividete i video di questi youtuber che fanno tutorial, che vi aiutano ad imparare qualche cosa. Se non volete condividerli nei vostri social network perché magari vi vergognate, andate in qualche pagina di disegno, sicuramente ci sarete in qualche pagina di disegno, no? E condivideteli lì. Io non sto parlando solo di me, anche di tutti gli altri che fanno appunto dei tutorial e che si trovano lì un po' così ad annaspare in questa melma tutta italiana. E qui mi fermo perché mi sa che questo video è bello lungo, quindi stop, ditemi in un commento qui sotto cosa ne pensate, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto, datemi la possibilità di farvi vedere che io valgo qualcosa. Mettete mi piace, condividete questo video e commentatelo. E noi ci vediamo venerdì prossimo per un altro Parliamone. E poi settimanalmente con tutti gli altri video. Mercoledì con il corso di disegno manga, lunedì con l'analisi del disegno, martedì con le vostre creazioni sulla community di disegno di Google+, eccetera, eccetera, eccetera. Un bacio a tutti i matti del mondo. E adesso passiamo alla posa dinamica. Questa è un'altra immagine di Fairy Tail e chiaramente questa è una vignetta dinamica. Da cosa lo capiamo? Dal fatto che nella posa dinamica l'immagine non è lineare. Come vedete, gli elementi del corpo di ogni personaggio, di Natsu, di Grey, di Lucy, si muovono autonomamente, però sempre in maniera credibile.